Come possiamo motivare le persone al lavoro? Intanto, la prima cosa da fare è di creare un collegamento diretto tra il loro lavoro, la loro attività e il risultato che si ottiene. Perché se non esiste questo collegamento, cioè se la persona non percepisce una causa ed un effetto, l'effetto è il raggiungimento di un obiettivo, la causa è la loro partecipazione, il loro lavoro fondamentalmente, le persone non sono motivate a fare nulla. Questo non vale soltanto in ambito lavorativo, ma in tutti gli ambiti. Sono stati fatti dei test, ad esempio, dove una persona fingeva di stare male e mentre cadeva diceva qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti. Molte persone non lo aiutavano, ma non perché fossero cattivo o meno, ma perché non si sentivano chiamate direttamente in causa. Mentre invece, se la stessa persona simulava lo stesso malore, ma diceva lei, signore col vestito rosso o signore col vestito rosso, mi può aiutare per favore, sto male, la persona si sentiva motivata e si sentiva presa in causa ad aiutare chi lo chiamava. Quindi, per motivare le persone dobbiamo creare una causa e un effetto tra ciò che voglio ottenere e il risultato, creare un collegamento inequivocabile, univoco tra la loro attività specifica e quello specifico risultato. Questo è di fondamentale importanza. Inoltre, la seconda parte è quella di capire che tipo di persona abbiamo davanti. Se abbiamo una persona che è logicamente attiva, cioè di quelle che parlano molto, ma analogicamente abbastanza passiva, cioè prendono poche iniziative, devo motivarli rendendogli il lavoro un po' più difficile rispetto a quelle che sono le loro possibilità, a parità di lavoro, cioè devo presentarglielo, perché sono persone che si agganciano quando l'obiettivo è difficile, quando la sfida è alta, per cui dovrò dirgli, guarda, c'è questo lavoro da fare, non so se riuscirai perché so che è la prima volta che lo fai, ci sarà da impegnarsi molto e speriamo di avere dei risultati positivi. Quindi le persone logicamente attive che parlano ma che di fatto agiscono poco per farle agire, dobbiamo dargli degli obiettivi difficili. Quindi dobbiamo presentargli ciò che vogliamo proporgli come se fosse un obiettivo di difficile raggiungimento. E questa cosa le motiva tantissimo, questa tipologia di persone. Invece le tipologie di persone più pragmatiche, più pratiche, che parlano poco ma tendono a fare le cose, ad agire, si motivano quando il lavoro che devono fare gli viene proposto come qualcosa che possono agevolmente superare, perché loro si motivano in questo modo e si demotivano quando gli viene posto un ostacolo molto alto, probabilmente perché essendo pragmatiche, pensano che tanto non ci riusciranno e quindi non vale la pena perdere tempo. Mentre le prime, invece, è esattamente il contrario, pensavano probabilmente che se non riusciranno, comunque c'era già una giustificazione, insomma. Però la cosa importante è che sono motivati. Quindi alle persone più pragmatiche, più pratiche, che parlano poco e agiscono tanto, dobbiamo motivarle rendendogli il lavoro facile all'interno delle loro capacità. Il lavoro magari era lo stesso di quell'altro di prima, ma devo proporglielo all'inverso. Devo dire, guarda, c'è questo lavoretto da fare, me lo fai poi nei ritagli di tempo, e poi dopo mi porti i risultati al più presto. Punto. Come se fosse qualcosa che possono banalmente fare, perché se il lavoro fosse realmente difficile, io gli dicessi, guarda, è un lavoro complicato, difficile, non so se riesci, bla bla bla, si demotiva e tenderà a non farlo, a non impegnarsi tanto, non sarà motivato. Ecco quindi che le tre regole appunto sono: la prima è quella di creare un legame causa-effetto, identificando bene il legame causa-effetto collegato a quella persona specifica. E poi le altre due cose sono capire queste varianti, quindi proporre lavoro in un modo piuttosto che in un altro, a seconda se abbiamo a che fare con una persona più idealista o una più pragmatica.
una che parla tanto ma è motivata poco a fare, un'altra che fa molto, pratica, pragmatica, ma poco, diciamo, che parla poco, che insomma non sta a raccontare troppe cose. Bene, spero che questo video possa esservi utile, vi invito a seguirmi sul blog http www.soluzionesvip.com. Ciao a tutti.